Dunque, allora, in buona sostanza, quindi noi ci troviamo in una situazione in cui abbiamo visto che i mezzi finanziari sono sovrabbondanti, perché sono varie 60 volte la ricchezza prodotta, eccetera. Mentre quando abbiamo bisogno o di finanziare la spesa delle famiglie in termini di consumi, o di finanziare buoni e sani investimenti, non ci sono le risorse. Quindi ovviamente questo è un sistema che non funziona, questo non c'è dubbio che non funzioni. Il problema è se ci può essere un sistema alternativo migliore o meno, ma questo non va. E a tal proposito, il primo punto quindi di cui parlare riguarda la revisione di questi cosiddetti accordi di Maastricht. Questo prescinde dalla sopravvivenza dell'euro. Il problema non è l'euro. Il problema è che, anche ammesso che gli stati nazionali, abdicando alla propria sovranità monetaria, debbano raggiungere annualmente il pareggio del bilancio, cioè debbano finanziare la spesa tutta con il gettito fiscale, bisognerebbe almeno, e se non si fa questo non c'è soluzione al problema, che a livello europeo l'Unione accettasse di andare in disavanzo, quindi emettesse moneta, quindi la Banca Centrale Europea dovrebbe essere ricondotta sotto un minimo di, non dico di controllo, ma perlomeno di dialogo dinamico con i responsabili politici, in quanto rappresentanti dell'Europa stessa. E in disavanzo finanziassero grandi investimenti infrastrutturali e lo sviluppo dove serve, cioè sono paesi, per esempio nell'ambito del sud dell'Italia, regioni per esempio del sud dell'Italia, dove c'è bisogno di fare questi investimenti, c'è bisogno di occupare le risorse disoccupate, di utilizzare le tecnologie disponibili e quant'altro, di valorizzare la produzione locale, occorre che si facciano queste operazioni, così come a mio modestissimo avviso sarebbe importante trovare delle soluzioni per quanto riguarda perlomeno i paesi che si affacciano sulle rive sud, est e mediterraneo, se no è ovvio che con i loro tassi demografici, i loro insufficienti tassi di sviluppo, come dicevamo prima, con l'impoverimento questa gente tende a andare dove crede di poter trovare un lavoro. Quindi praticamente invece bisognerebbe che valorizzasse proprio territorio rimanesse lì, poi dopo attraverso gli scambi, commerci, eccetera, ci si metterebbe d'accordo su quelle che sono le dinamiche più opportune per raggiungere dei risultati. Quindi dico, il primo passaggio perciò è quello di modificare radicalmente gli accordi di Maastricht, almeno nel senso di prevedere che
ma può determinare quelle situazioni di panico e di preoccupazione da parte dei depositanti che si presentano in massa agli sportelli delle banche a ritirare i loro risparmi. Ma siccome quei soldi non ci sono, perché c'è solo quello che serve alle banche per gestire le domande ordinarie di liquidità, ovviamente devono chiudere gli sportelli e si scatena il cosiddetto panico, rispetto al quale, entro certi limiti, possono intervenire gli istituti centrali con iniezioni di liquidità finalizzate a soddisfare le domande di questi depositanti, ma oltre certi limiti no, perché consideriamo che praticamente la moneta bancaria o signoraggio bancario o credito è il 90% del totale, mentre solo l'8% è costituito dalla moneta, come la chiamiamo comunemente. Quindi, considerando che la metà di questa moneta è nelle tasche degli operatori quotidianamente e l'altra metà è nei depositi, voi capite che quando il 4% dei risparmiatori va a chiedere i propri risparmi indietro, si blocca tutto. E siccome se c'è il panico sono molti più del 4%, è ovvio che non essendoci queste disponibilità monetarie effettive dentro le banche, il sistema salta per aria. Quindi la remissione del debito, per esempio nel mio libro faccio un'ipotesi del 40% da spalmare su 8 anni, che darebbe un aumento del reddito delle famiglie del 5% reale, potrebbe essere una giusta via di mezzo per prevenire una crisi da insolvenza, rafforzare le condizioni di reddito delle famiglie e muoversi in un'ottica anche di maggiore equità, perché ovviamente se i tassi di interesse sono sistematicamente superiori ai tassi di crescita del reddito, è ovvio che non c'è soluzione. Scusa, una domanda, si parla molto del caso Argentina, sì. Ma è un po' quello che è accaduto lì e poi... Rispetto all'Argentina le differenze fondamentali sono queste, cioè ci sono delle differenze sui paesi. Le differenze riguardano le caratteristiche produttive del nostro paese, che sono estremamente variegate, mentre in Argentina sostanzialmente si produceva solo carne e grano. Nel momento in cui questi due prodotti per varie ragioni hanno avuto difficoltà ad essere esportati, è chiaro che l'Argentina si è trovata in difficoltà ad importare, a continuare ad importare quello che prima, e quindi la sua moneta si è svalutata. Mentre il discorso dell'eventuale panico da parte dei risparmiatori a ritirare i propri soldi prima e a cambiare, il problema è stato quando gli argentini volevano ritirare i propri soldi, che loro avevano depositi in dollari e depositi in pesos. Siccome il peso sta andando giù, in termini, volevano ritirarlo per cambiarlo prima che svalutasse o tirare i dollari in modo di avere delle risorse, ma in effetti i dollari non c'erano più e il peso si meno, e quindi si dovettero chiudere tutte le banche e poi razionare il credito, cioè a un certo punto si poteva prendere una certa somma, non mi ricordo esattamente quale, tipo questo era il discorso di questo momento. Terza cosa che si può fare è quello di questo dovrebbe farlo lo Stato nazionale da solo, è quello di riprendere a emettere come una specie di moneta complementare nazionale la moneta diciamo tradizionale, quindi in Italia, anche in Francia, anche in Germania, eccetera. Inviare anche per posta alle famiglie dei lavoratori dipendenti e dei pensionati, in modo di incrementare almeno del 20-25% il loro reddito.